I'm visiting Italy for about 20 years and coming here very often. Professore diceva appunto che spesso viene qua in Italia. And I see the development of the taking responsibility of the memory. E vedo lo sviluppo sulla memoria, sempre una sensibilizzazione sulla memoria della Shoah. Because the case of Italy after the Second World War was a very complicated one. Perché il caso dell'Italia è stato molto complesso dopo la Seconda Guerra Mondiale. In one hand, Italy was the ally of Germany, of Nazi Germany. But also it was the victim of Germany. Inizialmente eravamo alleati con i tedeschi e poi dopo si divenne vittime dei tedeschi. Now, the fact that you are now doing work of memory and of responsibility. Ora che noi stiamo facendo un lavoro di responsabilità e di sensibilizzazione su ciò che è accaduto durante la Shoah. That I saw, for example, yesterday with 12,000 of students sitting in Firenze in one of the big stadium and hearing for 4 hours testimony and speeches about the Holocaust. Ieri proprio a Firenze sono stato toccato dal fatto che c'erano presenti 12,000 studenti che in silenzio ascoltavano o anche coloro che avevano sfortunatamente avuto l'esperienza dell'Olocausto. I think that this work of memory that you are doing now, it is very important for the future of Israel. Questo lavoro della memoria è molto importante per il futuro. For the identity of the coming years of Italy. Per l'identità dell'Italia del futuro. I will never forget the last passage in the book of Primo Levi, when he was combining the memory from Auschwitz with Dante, with the hell of Dante. Non mi dimenticherò del collegamento di Primo Levi con l'inferno di Dante e ciò dell'inferno di Auschwitz. Yes, and this was really one of the most wonderful things to take Dante 800 years ago and put him in Auschwitz and make the relationship between them. Mi è piaciuto molto il collegamento di Primo Levi tra l'inferno di Dante e Auschwitz. This is the capacity of Dante and the genius of Dante that is relevant till now. Questa è la capacità di Dante di trasmettere un messaggio anche ai tempi moderni. Thank you.